cosa faccio, di me stesso, insomma, comunque premetto che magari in un video futuro farò anche il tag delle 100 domande, quindi per diciamo completezza, per farvi conoscere un po' meglio la mia persona, farò anche quell'ASMR tag, sapetemi dire cosa ne pensate. E intanto vi racconto un po' della mia vita, così in relax, con calma, piano piano mi conoscerete. Allora, cominciamo col dire che io mi chiamo Francesco. Negli altri video l'ho anche detto, ma magari non tutti sanno come mi chiamo Francesco. Francesco è il mio canale, è il signor ASMR, appunto. E come passione well.
sia qua dove abito io e anche a Venezia, più avanti forse, forse, anche forse, ma come parlo, più avanti forse dovrei fare anche a Firenze, vediamo, speriamo. Ci sono vari progetti in piedi, comunque se volete andare a vedere alcune mie fotografie, non sono tutte, sono delle fotografie di street, potete andare sul mio profilo Instagram, andarmi a seguire su il signor Pombo, che è il mio profilo Instagram fotografico. Non ho ancora creato un profilo Instagram del canale, forse lo farò, che dite, creerò, magari creerò un profilo Instagram anche del canale SMR, così per chi mi segue dare anche degli aggiornamenti sui video futuri, eccetera. Sappiatemi dire cosa ne pensate. E niente, io come persona sono una persona un po' timida, sono socievole, però sono alle volte anche un po' timido, un po' introverso, quindi se vedete che sono un po' nei video un po' così tirato certe volte è perché devo incranare, sono una persona un po' introversa delle volte, quindi perdonate la mia, come si dice, la mia imbranataggine ogni tanto, però è dovuta anche al fatto di essere appunto una persona timida, e quindi anche se magari nei commenti vi rispondo in maniera un po', magari sembra sterile, ma non è che sono, me ne frego delle persone, sono un po' timidino, quindi scusate, questa cosa la supererò tranquilli. E niente, come dicevo, questa è la mia grande passione e sto cercando appunto di renderla proprio effettiva, di poter andare avanti a vivere con questa passione, perché lavorare, fare un lavoro che piace è il sogno della vita delle persone, no? Perché se fai qualcosa che ti piace, che ti appassiona, hai trovato la miniera d'oro, nel senso a livello mentale, a livello spirituale, no? Perché molti fanno purtroppo lavori che non amano, e questo non tutti possono purtroppo ottenere il lavoro dei propri sogni, però si cerca sempre nei limiti delle possibilità di ottenere tutto questo, no? Quindi spero di proprio realizzarmi in quest'ambito, ecco. Perché adesso faccio più cose, no? Quindi non è proprio, è anche questo motivo, cioè tornando all'ambito della fotografia appunto, mi sono decidendo di aprire questo canale, mi sono buttato anche nel video, perché chi fa foto non è che sa fare anche video automaticamente, i videomaker sono, è un altro mondo, cioè il video editing, il videomaking e la fotografia sono due mondi completamente diversi, quindi io sotto molti aspetti mi sono trovato un po' in difficoltà, quindi sto cercando un po' man mano di progredire e di imparare, però credo che sia una cosa buona, no? Perché buttarsi su cose che non si conoscono amplia la mente e ci fa crescere, almeno io la penso così, quindi anche dal punto di vista fotografico è un bagaglio in più che secondo me può anche aiutarmi da quel punto di vista, perché si ha un ampio spettro delle cose, no? Non so, ditemi voi se sto dicendo baggianate oppure se questa cosa la condividete con me. Mi raccomando, rilassatevi mentre sto blatterando a vanvera su cose che magari neanche vi interessano, però sono convinto che un canale YouTube sia anche una community, quindi è bello che voi conosciate me, io conosco un po' voi, quindi aprirmi penso che sia anche giusto, no? Penso che sia più giusto e più bello, no? Per entrambe le parti. Niente, comunque, a parte questo, cos'altro posso dirvi? Niente, cose in più potrei raccontarvele appunto nel tag delle 100 domande. In questi giorni magari andrò a pescare le domande in merito, no? Che riguardano questo tag, e creerò un video così, anche perché magari adesso non mi vengono in mente le cose da dire, avendo delle domande davanti sarà molto più semplice. Comunque direi che per questo video può essere tutto, io vi saluto e vi auguro una buona notte.
ASMR o Francesco.